Gli devi chiedere perché, perché voi dovete sapere chiedere perché. Per non mantenere quello che si dice, non si giura. Perché non si giura? Tu gli devi chiedere come mai? E poi ci dici che cosa gli hai chiesto alla maestra. E rispondi quello che pensi tu invece. Ma in un tribunale ti fanno sempre giurare. Certo, e infatti perché si presume che dice la verità, il verdetto della giuria, la verità, e infatti è tutto verbale, in un'aula è tutto verbale, poi si trascrive a memoria. Scritto non giurare, uno può dire sulla Bibbia c'è scritto non giurare, e mi rifiuto di giurare perché così è scritto sulla Bibbia. Io infatti adesso non fanno giurare più sulla Bibbia. Allora, scusa, che mi ha chiesto, cioè che non da, no, che Eleonora mi ha detto qualcosa? No, dicevo del giuramento. E quindi sì, perché vediamo se lo trovo. Un corvo. Sì, la corte dove si giocava, dove si gioca, si chiama corte perché la corte era il cortile dell'oratorio. Tutto le corti tribunali derivano dal diritto canonico. Sono gli oratori della Chiesa. Prima ti puniva il prete, adesso ti punisce il giudice. È l'Inquisizione sotto cattolica rossa. Sì, modernizzata. Infatti i termini, adesso trovarveli. L'uomo nero, quando i bambini dicevano, guarda che chiamo l'uomo nero se fai da cattivo, ci è rimasto dentro dell'inconscio. Quando vedi una divisa, un prete e un giudice, per paura, perché ci hanno dottrinato così. Capito quanto è sottile? Infatti in sardo come si dice, prima di dire la giustizia. Terminologia. Che del vengono sul giro. Che del vengono sul giro. Che era? E adesso chi sta mettendo la mano? Grazie. E c'è ancora qualcuno che deve firmare, lo faccio presente. Poi ecco, comunque, visto che ci siamo. Primo ordine del diritto, quello naturale, principi universali non possono essere modificati dall'uomo. Poi arriva il codice, qui non c'è, c'è il codice canonico, dal quale deriva il commerciale marittimo, poi la legge comune, il diritto positivo e tutto il resto, comprese le consuetudini. Ma è canonico che va, in realtà sta qui. Prima del marittimo, perché il primo codice è scritto. Giancarlo, troviamo tutto sul sito anche questo? No, sul sito è tutta questa roba qua. Passi le slide. Ma non computer. Vabbè, questi sono quelli del diritto, però vale il discorso che l'aula del tribunale è l'oratorio, dove si argomentano le questioni. Ah, ecco, qui a dire seggio, ormeggio, lista elettorale, lista di controllo, documento di identità, documento di trasporto, perché siete considerati merce. Ma la quarantena che viene da quarantina, 40 giorni da merce veniva fermata a terra prima di entrare. Scusa? La quarantena viene da quarantina, i 40 giorni in cui la merce entrava a terra doveva fermare la riferma e poi poteva entrare. Perché siamo dentro, siamo considerati merce, siamo dentro il diritto marittimo. Cabina elettorale, cabina passeggeri, la croce, l'urna, crocifissione. Vabbè, una curiosità. La quarantena, quarantina, infatti sì. Tra l'altro anche nel calcio la bandiera, chissà perché la bandierina mi chiedevo sempre gialla,
nel diritto marittimo il giallo cos'è? Peste, pestilenza. Potremmo scegliere un altro colore, no? Giallo. A caso. A caso. Però in realtà vedete banca, banchina, flusso di cassa, flusso corrente, banconota, nota di banco. C'è sempre. La domanda che ti volevo fare oggi, avendo fatto l'affermazione, però sono amministratore di un'azienda, mi chiedono di pagare una bolletta che poi quanto spetterebbe di pagare, io non la pago, però quei soldi me li hanno direttamente dal conto, l'istituto di credito me li hanno direttamente dal conto. Pensa quando avrai il conto online, cosa potranno fare, ma non glielo dicono, vanno direttamente al conto. Sì. Però vedi la trappola dov'è, la licenza l'hai chiesta a te. Manco io, però sì. No, tu, chi per... cioè la licenza la chiediamo noi. Tutte le non quindi i soldi mi levano a fine, pure se ho fatto tutte le rifiute e cose così. A meno che non svolto il conto. Bisogna vedere caso per caso, però così il denaro e il soggetto giuridico è tutta roba loro. Noi siamo beneficiari, e ce la possono dare e ce la possono togliere, infatti le licenze come te le danno te le tolgono. Questo come anche il medico, l'ordine dei medici, butta fuori, ti ritira, è roba loro la licenza. Tu esci fuori, puoi fare il medico ma sei fuori dall'ordine. Ti danno la licenza, te la tolgono, ti danno la pastiglia, te la tolgono. La licenza che si stava di fuori. Però... la differenza della licenza e il servizio invece... La licenza però è chiesta tu. Cioè, non ci sono imposizioni. Tu chiedi la licenza e sì, loro agiscono sulla licenza. Esatto. Invece se io però voglio aprire un negozio e chiedo... Se... Perché non apri un negozio. Bravo. Già il negozio è termine giuridico. Tu apri un po', un punto, un posto, uno spazio di scambio. Se usi termini commerciali sei nel loro campo. E le regole le stabiliscono loro. Tu non vendi, scambi. Io vi faccio l'esempio pratico. Io e te ci incontriamo e io ti chiedo una bici in prestito. Il nostro accordo è che fra una settimana te la restituisco. Che cosa è avvenuto? Lo scambio. Lo scambio. Tu sei un commerciante, io sono il cliente. Vengo da te e ti chiedo la bici a noleggio. A noleggio. Perché tu hai una licenza e io sono il cliente, dobbiamo firmare un contratto, se non lo rispetto andiamo in causa, arrivano gli avvocati, arrivano i giudici, si va davanti alla gente e non ne usciamo più. Non abbiamo fatto lo stesso atto, non è identico. Io ho preso una bici da te e te la devo restituire. Però nel primo caso hai agito da uomo vivente e c'è un accordo verbale, perché l'uomo è il verbo, quello che usa l'uomo, non la carta morta. Nel secondo caso subentrano i soggetti giuridici, sono loro che firmano, cioè, o meglio tu firmi per loro, ma con tutto quello che ne conviene, dopo, se l'accordo non viene rispettato. Se siamo tra di noi, una scazzottata, o al limite te la restituisco con una gomma bucata, però ti ho portato una caciotta e ce la sbrighiamo così. Ma se tu hai una licenza che tu hai chiesto e io vengo da cliente, stiamo entrando a giocare in un campo diverso. Cioè l'azione è la stessa, però tutto il contorno, tutto il contesto. Ecco perché tu cosa apri? Un negozio? No, puoi aprire un negozio, il negozio è roba loro. Tu apri un punto di scambio, è come guidare la macchina. Se hai la patente ce l'hai a titolo commerciale, ma se tu viaggi non hai bisogno di patente. Hai voglia che ti dico? Questo vale in tutti i campi. Io se viaggio con la macchina posso non mostrare la patente perché io sto viaggiando. Non sto viaggiando, non sto circolando, non sto guidando. Io, l'uomo ha necessità di, ha diritto di spostarsi. Come l'importante è che non crei danno. Se crei danno non è bene. Ma se il dovere di, ma per il diritto naturale di ripagare il danno. La patente puoi non averla, però cioè, devi essere in grado di. Guidare, devi avere, non sei un kamikaze, hai imparato da qualche parte, ma se poi non la rinnovi più e dichiari che sei piatto, l'importante è che tu rispetti le regole, ma regole non imposte, di buon senso, come il discorso del anche se ce l'ho la patente, non gliela do, io sono un viaggio. Se ti identifichi come cittadini hai detto, a quel punto gliela devi dimostrare di averla. Perché da cittadino hai riconosciuto l'autorità e hai firmato un contratto che va rispettato. Perché tutto commercio, tutto. Diverso è se sei autodeterminato, ma a quel punto no, ripeto, non stai circolando, stai viaggiando. È lo stesso del negozio. Infatti il finanziere se entra vi chiede la licenza, non frega niente di chi siete voi. Ma la licenza è loro e quindi è la prima cosa che vi chiedono, perché non sono gli amministratori. Quando quanto il cambio, loro non patente, il prodotto e licenza di trasporto. Lo scambio è scambio.
non possono entrare. Se io e te scambiamo una cosa, mica arriva la finanza, il proprietario deve controllare. Ma se hai la licenza, sì, ne hai il diritto. Ma scambio come soldi, nel senso io ti offro un servizio, tu me ne soldi, va bene lo stesso. Se soldi vorrebbe un'altra cosa, perché ce ne vogliono togliere? Perché il controllo sarà sempre più marcato. In un momento che abbiamo necessità di venirne fuori, di scambiare tra di noi e utilizziamo ancora il denaro e gli diamo una valenza che in realtà non ha, hanno tutto l'interesse a toglierlo dalla circolazione. Non solo i soldi, ma anche i semi, no? Nonostante sarà esatto, esatto. Sarà sempre difficile anche coltivare. Nel caso dell'automobile, è sempre roba loro comunque. In realtà di loro c'è solo la targa. Anche qui torniamo al discorso del documento della macchina. Ripeto, la macchina è la stessa cosa della carta di identità vostra. Se la carta di identità non può rappresentare l'uomo vivente, come può un libretto di circolazione rappresentare l'auto? O un documento di proprietà rappresentare la casa? È una frode. Cioè, se loro ci fanno credere che è il contrario, cioè che l'atto è la casa, quindi tutto viaggia attorno all'atto. In realtà l'atto è a sé stante. Se proprio dovessimo andare a vedere, ci sarebbe da fare addirittura una causa, perché l'atto rappresenta se stesso, l'atto, non la casa, come il documento non rappresenta te. È l'esatto contrario di quello che ci vogliono far credere. Per farti cadere in disonore. Per legarci, proprio. Cioè loro in realtà sono proprietari della casa, non della casa. Potremmo rivendicare la casa, ma ci sarebbe, diventa è una disperdi energie. Ma quindi mettendo con la tua macchina con le targhe sovrane. Con le targhe sovrane. Ma guarda che le targhe sovrane. Ero libero, non solo io, ma le targhe, a me mi ha fermato anche i carabinieri, non ha fatto niente con me a bordo, perché sapeva il fatto mio, i vigili me l'hanno rubata di nascosto, da sbagliere. Sì. L'hanno restituita adesso o ancora ce l'hanno? No, perché era un esempio da non seguire, ad altri l'hanno restituita, ma noi in Sardegna siamo ancora peggio di voi, siamo proprio considerati pecore. Dobbiamo stare solo con la testa bassa, quindi quando qualcuno alza la testa, che in modo più incisivo cercano di fare abbassare. Poi trovo gente come me che mi passa manco per l'anticamera del cervello, però la macchina me l'ha portata via di nascosto, perché con me i vigili, perché con me dentro, ma anche i carabinieri si sono permessi. Capito la competenza? Che era passeggiata su strada. Passeggiare senza assicurazione. Senza patente, la patente non l'ho più risparmiata, il pezzo di carta, chiaro che l'ho acquisita perché non volevo fare danni, cioè, questo è stato lo schiavo, non è che sono andato. Capivo che c'era qualcosa che non quadrava, ma non è che 30 anni, 40 anni fa avessi il quadro chiaro della situazione. Però io la patente, io guido, ma la patente non ce l'ho, viaggio. Come viaggio con i miei auto e i documenti autoprodotti, la carta d'identità non ce l'ho da vita, non ho posto corrente, non ho sono bisogno da cittadino. Vivo e vegeto e non faccio più le file da anni davanti allo sportello. Quando vedo le file, dico mamma mia, se fosse ancora i vecchietti davanti alle poste, fuori, sotto la pioggia, 20, 30. Ma meno male che io ho mollato questo sistema da anni. Quindi ho avuto anche tempo per pensare. Come fai con le utenze? L'energia elettrica per dire. Guarda, io da anni non pago più. Qui c'è buono. Perché non hai niente in banca, non hai la proprietà. No, la proprietà. Non è nella proprietà perché dovrei dire cose. Vabbè, ma come ricevi la corrente? Guardate che nella corrente ci sono tanti di quei sistemi che se appena riuscite a fare delle comunità e tutelare quei poveri scienziati che sono isolati, abbandonati a se Marco stessi. Antonio Tisani. Ci sono tanti scienziati, un'infinità. O più che scienziati, addirittura menti folli che non hanno neanche studiato, ma hanno l'energia free. Non parlo di fotovoltaico, parlo di energia free. Che se avessero un posto dove poter essere lucrati, sarebbero ben lieti di tirare. Io li conosco anche personalmente diversi. L'energia di terra. Ma sono abbandonati. No, c'è anche altro, c'è solo quello. Sono cose anche più semplici. No. Roba nostra italiana. Ma come fai a bollire le piastre? Ma no, molte cose non le tirano fuori perché sono da soli e sono minacciati.
io posso solo permettere. Se l'autoproduce, se è contato. Dovete fare una comunità e cioè, se siete dispersi questi qui non mettono a repentaglio la propria vita. Ce l'abbiamo anche noi in Sardegna che adesso è rifugiato sulle montagne perché gli hanno migliorato tutto, sequestrato tutto perché stava tirando fuori delle cose e cominciano a dare fastidio al sistema. Ce n'è qua, ce n'è in Emilia, ce n'è in Puglia. Ci sono, non è che possono raccontarlo ai quattro venti. Bisognerebbe che questi dicevi anche senza conto corrente, come fai a interfacciarti poi con le cose di cui hai bisogno? Non so, un supermercato, un mercato. Beh vabbè, anch'io li uso ancora, per quanto minimi, ma li uso. Poi se non fossi qui a fare quello che io, allora intanto ho lasciato il lavoro, io faccio un bel lavoro e ero anche per pagare. Potrei essere, a quest'ora sarei in pensione da un mese. E non ho niente, la pensione non la potrò mai avere, neanche mi interessa averla. Però sono qui, sono vivo e vegeto. Mi ripeto, si può fare, però quella è una cosa, non posso dirvi quello che ho fatto, per conto proprio. Però volevo dirti che cosa non mi sono portato per Sofia. No, certo, se non fossi qui sarei a coltivarmi l'orto. Se non fossi qui a portare avanti questi progetti, io sarei in campagna. A zapparmi la terra, te lo dico proprio. E sto benissimo. Sì, 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 ma quello. E quando posso lo faccio. Purtroppo ultimamente sto facendo questo. Però spero una volta che le cose siano avviate. Scusate, scusa Giancarlo, una sì. Fiat targa. No, quello ti capisco. DP393SB. Molto simile a quello che. La Fiat. Tanto è quella il futuro per chi vuole vivere bene è quello. Perché chi starà in città. Guardate che la città. La città non è che sono molto sottili le cose, però attenzione, non ci sono dei progetti a lunga scadenza, non è che la città l'hanno tirata fuori per farsi una comodità, la città è un carcere, è una tipologia di carcere, non a caso si chiamano appartamenti e condomini, appartamento da appartato, lo dico sempre ai miei compagni, condominio da dominando, con dominazione, sono dei locoli. Perché costruiscono tutto cubo? A parte il cubo, perché in effetti scuole, iniziamo a scuole, ospedali, scuole, uffici, casa, tutto pubblico. Io arrivo dalla Sardegna, migliaia e migliaia di anni fa costruivano nuraghe, erano tonde, non erano quadrati. Ci riuscivano allora, perché adesso tutto qua? No, ma è più pratico, no, perché energeticamente ti abbassa la vibrazione. Ti stressa il cubo. Non è armonico. Guardate le case che costruivano nell'antica Tartaria e fate la differenza con i palazzoni moderni. Sono delle case, non delle cerchie. Che fate in carcere anche lì, ospedale, carcere, scuola, tutto cubo. Infatti io una sera... Cioè ci hanno inglobato nelle città per succhiarci l'energia. Ma vuoi mettere quando entri e esci da un... Scusate, non c'è più commerciale dopo un'ora di fila? Con un'ora in campagna, ci fare una passeggiata. A me mi succede 10 minuti che entro in un centro commerciale, devo uscire, non resisto. Questo vale per tutti. Avevo 14 anni e andavo di parlare in gestire verso un fabbro. Una sera andavo a montare delle porte delle finestre in ferro. E io guardando da quella zona dove stavo, così vedo tutta una città illuminata. Ho detto, ma questi palazzi qua sotto chi sono? E questi si mettono a ridere. Non erano altri che, non era una città in lontananza, era lì a due passi c'era il cimitero. Quindi io vedevo tutti i lumini dei loculi. Loculo. Io vedevo tutti questi lumini, erano scambiati, era per me realmente una città. Anche perché mi richiamo, tornerai in questo mondo, ti do l'estrema unzione, ti metto in un cubo e tu sei già nostro per la prossima vita. L'urna, ti mettono nell'urla, dove mettete la scheda del voto, come dicevo stamattina, l'urna è dei morti. Infatti te sei considerato morto. La tessera elettorale, sì. Ha sei caselle, più sei la tessera elettorale. Ce ve lo dico in tutte le maniere
possibile immaginabile.